Kepler la caccia continua. Nonostante il guasto meccanico del 2013 al sistema di stabilizzazione che sembrava condannarlo all'inoperatività, il cacciatore di pianeti targato NASA non arresta la sua missione. Grazie ad un nuovo algoritmo sviluppato da un team internazionale di ricercatori dell'Università di Harvard e del Centro Smithsonian, è stato possibile individuare 5 nuovi mondi in orbita attorno ad una stella distante. Rielaborando i dati raccolti dal satellite nel corso di 75 giorni di osservazioni, sono stati scoperti 5 inquilini, di cui uno della mole di Giove e uno grande quanto Nettuno, in transito intorno ad un astro molto simile al Sole. Lo studio di corpi tanto remoti è difficile da compiere sulla base delle variazioni di luminosità, per via della lontananza e dell'assenza di un punto di riferimento, un oggetto in grado di fornire indizi sulla prospettiva. Il guasto subito da Kepler, che ha reso instabili le misurazioni, rischiava di compromettere i risultati della caccia, inducendo gli astronomi a scambiare stelle binarie per pianeti. L'algoritmo realizzato, invece, tiene alla larga i mondi impostori, dando il via ad una nuova stagione di ricerca in chiave matematica.